il miglior oste della città. Che mi deve... Voilà. E ho anche appreso una divertentissima tecnica, come state vedendo dalla UI, ovvero opete. E sono un'altra persona a caso. E continuo per un tot di tempo, finché non si esaurisce la barra, oppure appena corro, semplicemente. Appena corro, esaurisce il mio potere. E questa cosa effettivamente non l'hanno poi tenuto, perché hanno detto, ma non è che c'hai superpoteri direttamente, l'assassino. Ed eccoci qua, pronti ad assaporare questa bella telenovela, poiché ci voleva, in effetti. Dai, che ci sono, dai! Tanto. Sospetto che il capitano Bernardo. Che strano, chi l'abbia mai detto? E non penso ad altro. Devo cenare con lei questa sera. Perciò ti chiedo di cercare indizi a riguardo a casa di Bernadotte, vicino a Palais Royal. Che bello. Minchia, da lì mi vede. Se ti togli. Ecco te. A posto. Solo che mi fermi lo stesso e non dovrebbe il gioco, perché io dovrei prevenire, non uccidere poi dopo, comunque. State bravi. A caso. Oh. Oh. So sparare anch'io, sai. Evitalo adesso, stronzo. Evitalo. Minchia, come cazzo fa sempre a evitare le pistole? Ah, lui non lo evita. Minchia, che sbella. Quanta gente mi ha caricato sto gioco.
sopra. Ancora. Sembra che mi vibra qua, non capisco il motivo. Sotto. Non evidenzia benissimo gli indizi. Non so. C'è un piano di sopra? Ah no, ok, qua. A posto. Allora mi vibra a caso il pad, capisco. Chiaramente chiuso questo. Trovato. Il Bonaparte sta cenando con un gran bel bocconcino. Quella. Si incapriccia di tutti. Che? Oh, entrez, je vous prie. Ma la prochaine fois. Bernadotte. Annoncez-vous. Che sorpresa vedervi qui. Capitano Bernadotte. Sto cenando da solo con la mia fidanzata. Arnaud. Potresti accompagnarlo fuori? Sembra presa dal capitano Bernadotte, se vuoi saperlo. Dubito che gli sarebbe fedele. Chi mai sposerebbe quel corso? Ho sentito dire che corso? Corso magenta? A dir poco scandaloso! Tutto bene? Dovrei farti passare, però è divertente vederti soffrire così. Oh.
qualche pubblico. Maintenant. Che puis-je? Fallo passare, che se n'è un casino. Fallo passare. Fallo passare, ma. Fatelo passare, che se n'è un casino qua. Thank you. No, ancora lì. E ancora lì fisso. Levati. Non ci posso credere. Fatelo passare. Oh. Grazie. Vi insegno io a parlare della signora Clary in questo modo. All'attacco! Aia. Tutti scalzissimi. Che cosa fate? Che scandalo! Che vergogna! Ma ho un dono per voi. Non voglio vedervi mai più. Che bel dono. Ma sarà finita qui? Ma figurati. Torniamo da capo, va bene. Appena si mette a posto. Cosa fai? No, vai di là. Dai, sono arrivato. Ho commesso un errore. Ovviamente non poteva finire così. Sono forzata a descrivere ciò che va fatto. A me non me ne frega un cazzo. Glielo possiamo dire, no, eh? Ah sì, che poi lo troviamo ubriaco. La gag dell'ubriaco. Non ho ragione di vivere. Mi resta solo il vino. Ho perso l'amore della mia vita. Va bene. Me ne farò anche a meno. Alla salute! Pas
Ai, muoviti. Niente, non accelera. Mi preoccupa un po', in effetti. Siamo arrivati? Cioè, proprio è un walking simulator, nessun assalto, niente. Qui, porca miseria, è qui. Ma perché? Sta qua, dai. Dai, è arrivato. Tante care cose e via, no? Capito che siamo arrivati? John, perdonami. Sono stata così stupida. È tutto vero? O i sensi mi ingannano? Io voglio vivere con te. Ma ne sa che culo. È impossibile. Sei promessa a un altro. Ti dimostrerò il mio amore, John. Tu vai a casa del capitano. Perché mi coinvolgono? Cosa vogliono dalla mia vita? Ti distruggerò. Solo in due modi. Avanti allora, sempre all'ultimo piano, rigorosamente. Ma che posso fare con Desiree? Mi serve una strategia. Magari una ritirata tattica sul fronte Desiree. Voilà. E una marcia al rombo dei cannoni su Josephine. Sì, con Josephine una manovra ai fianchi. E che fianchi. Bravo, bravo, sempre in gamba, eh? Oh, quelle vecchie lettere, buttale. Josephine mi ha conquistato. Cosa? No, oh, quelle vecchie lettere. In loop, andato. Josephine mi ha conquistato. Eccoci qua. Oh, le hai trovate? Grazie. E ora, mio caro John, che storia di merda, potevano anche evitarsela. Desiree, brucio d'amore per te, come le tue lettere a Bonaparte. Potrai mai? Oh, John. No, non potrà. Va bene. Però impegnatemi un po', sennò veramente. Pazzesco, eh? Vorresti? Sì.
Ce n'è un'altra, visto che siamo nei pressi. Poi è finita per sempre. Andiamo avanti con la storia, quindi. Potrebbe anche darsi che non mi potenzio più di così l'inventario. No, no, anzi, mi potenzio sì. Non è detto che farò tutte le missioni con le casette, tanto non è importante. E quindi via verso nuove avventure. No, ma perché non c'è mai... Sì, adesso sì, perché prima non si vedevano? Ma perché non c'è mai il multi-quality? Dunque, non ho finito la parte trash. Di prima. Ma perché? Se sono sempre questi messaggi, come mai ti è venuta sta cosa? Ma quando non andava? Enchanté de votre visite, monsieur. Ah, magari ho così per dire, sì. Per qualche sana ragione non dovevano andare. Non ne ho. No, al massimo di qua, al massimo di qua. Qua potrei potenziarmi. Quindi, salute, corpo a corpo e furtività. Questo è proprio il preciso potenziamento. Mi devo però finire la sensazione di mio lavoro. Che palle. Chiaramente devo fare tutte le missioni coppie di questo mondo. Mi costa. Devo ancora potenziare questo. Poi salute e furtività. Oh, ce lo possiamo permettere, vai. Potenziamento? No, non esageriamo. Dai, dai che pian piano sto progredendo. Famose aquile della Francia, comunque. Dai, oh no, c'è un filo, ce la puoi fare. Devo dire che comunque rispetto a Ezio si muove 3.000 volte meglio, eh. Non era mica scontato. E quindi come va la vita? Fa sempre più caldo, le solite cose che si dicono. Ancora a livello 3. È stato anche veloce. Ma cosa? Non c'è tempo! Corri! Beh, sì. Però considerando che Arno dovrebbe essere il nuovo Ezio, solo per l'Ubisoft il nuovo Ezio. Ci alzeremo in volo È stasera, stato professore. fondamentale No, questo no, no! blocco. Temo di no. Questi vecchi modelli sono alla totale mercé dei venti e oggi temo che ce ne sia davvero troppo per rischiare. Ora, questo modello in particolare, cosa credete di fare? Uscite immediatamente da lì! Taglia le funi! Ti copro io! Guarda, proprio come tagliare il burro, perfetto.
Ah già, che mi deve coprire lei. Ma non fa un bel lavoro. Oppure sì. Ma sei... Voilà. Non mi stai coprendo, testa di cazzo. Oh, devo sempre fare tutto io. Se... Ah, non vuole andare, magari. Poi si appiccica con peggio, come se fosse pieno di colla, però. Ti prenderò, idiota! Arno! Arrivo subito! Ferma! Provo a resistere! Cosa vuol dire provo a resistere a una mongolfiera? Non è che... È davvero bello da quassù! Tanto! Ma non mi dire! Infatti... Il vento aumenta! L'ho notato! No, pensavo di prendermela con calma. Grazie. Bravo, no, che risponde come me. Per caso hai pensato a come faremo a tornare a terra? Adesso non è che può pensare a tutto. Eccolo là. Hai visto? Ehi, i tempi stanno quasi per finire. Spero tu abbia un piano. Insomma. Come mi schianto bene nel fiume? Potrebbe se... Lasciali stare e corri. Li stiamo perdendo. Ci penso io. Non fermarti. Non mi fido tantissimo. L'ultima volta è andata male. Non fermarti. Non toccare terra. Non l'ho letto. Ho capito. Di qua. Ma sei un cretino o no? Vabbè, buttati. Ti sono sempre dietro. Dov'è? Qua. Certo che lui. E si sbloccherà appena arrivo, vero? Però per dire una cosa che ha in più Unity di Ezio che è tanto amato. Tutto bene. E fa Tarzan. Niente, non riesce neanche a fare Tarzan. Arno! Sto bene! Fermi! Fermate quei due! Forse stanno cercando di colpire me. Cos'hai combinato prima? È una lunga storia! No, penso di raccontartela mentre stiamo correndo. Signore. Ah, era tutto combinato. Ah no, su, ce la vuoi fare. Allora, sti tetti. Non riesco a fermarlo. Tira il freno, ah già. Non si può tirare il freno. Complimenti, gente addestratissima, Poi in realtà sono solo in background i suoni e non esistono queste persone. No, stavo bene qua. Siamo quasi al fiume. Presto. Eccomi che arrivo. Salto della vita. E chiaramente la prendo. In futuro, alla fuga ci penso io. Sì, però il vestito rovina proprio tutto, Cioè, guarda com'è vestito lui, è pazzesco. È bellissimo. Insomma, piove un po'. Da quassù non si direbbe proprio che la Francia stia andando in pezzi.
contare oggi che chiacchierate sempre. X, ti giuro che sto prendendo X. Hello? Ah, deve caricarsi. Perché si è proprio bloccato in PNG. Prima o poi andrà, no? Cioè, ma che poi? Deve solo cambiarmi il livello. Cioè, non capisco perché deve finire di caricare questa immagine. Ma chi se ne frega? No, fai qualcosa. È solo il continua che non gli piace. Tutti gli altri comandi li fa, è pazzesco. Questo lo fa, questo lo fa. Oh, grazie. Ho sentito per un attimo Tarzan e non capivo. Adesso arriva sempre con calma. Basta solo avere fiducia. Ciao. Non ce la potrei entrare col tuo profilo, ma vabbè. Ero di fretta, dormivi così bene, non potevo svegliarti. Ti amo. Sì, con Ehi. Tutti così. Qualcuno verrà a prenderla. Sicuramente. Autoconvincimento. Dio no, e si parte. Oh, che velocità! Più del tremolo delle Bermuda di Romettio Madre, che posizionavano il mobile e spariva. Niente. Mi senti? Scusa. E direi. Ci sono un sacco di interferenze oggi. Tipo te. No. Ok, un altro potenziamento e poi mi disconnetto. Ti mando subito i dati. No, ce ne sono altre. Tanto con uno cosa vuoi fare? Un momento, ma... questo può essere interessante. Ma anche se non capisco perché, cioè sì, è figo, ma non è che mi aiuti moltissimo. Gas velenoso, interessante. Lama fantasma potenziata. Il livello 3 che mi manca. E poi anche la salute che deve arrivare a livello 3, però. E non Sei ne ho. Molto vicino ora, non mollare. Non siamo riusciti a scoprire data e luogo della morte di Germain, quindi dovrai pensarci tu. Come sempre. Allora. Non vedo il punto esclamativo. Dove l'hanno messo? Ah, eccolo qua. Lasciatemi passare così. Quindi nessun aneddoto, niente da raccontare, proprio niente. Che vita. A me non piace. Io ho mangiato il fegato.
Non l'ho ancora detto. Non mi ricordo che dico le cose. Sai quante cose non mi piacciono. Neanche la parmigiana mi piace, figurati. Non so, mi ricordo quanto manca in realtà, perché più o meno mi ricordo la trama. Riconosco il finale perché quello è famosissimo, però finché non ci arrivo. Canditi non l'ho mai detto. Ne sei proprio sicuro? No, non proprio. Ma il marchese è alla convenzione nazionale con le Peltier. Magari sa qualcosa. Oh, sta scena cringissima. L'esempio migliore della depravazione del vescovato. Sette suore che corrompono un prete lascivo o un benedettino ben dotato che sodomizza una capra di nome Pius. Per nulla al mondo risponderò mai a questa domanda. A questa domanda. Perfetta. Bene, Arnold. Capra sia. Allora, che posso fare per te e per la tua bella amica? Louis-Michel Le Peltier. Cosa puoi dirci su di lui? Ah, il caro lui è passato dall'osteggiare la peltiera a chiedere la testa del re in 2 anni. Dove lo troviamo? Purtroppo di rado. Socializzo con i miei. Culo. Non capiscono perché non voglio decapitare gli innocenti. A proposito di innocenti. De Sade. Le Peltier. Sai, credo che ceni spesso in un caffè vicino al Palais Royal. Suppongo lo troverete là. Altrimenti, ritornerò. Davvero? Allora spero di sbagliarmi. No, non credo. Che scena. Un po' più cringe, comunque. Adesso parte. Che silenzio. Tutto tace. Nessuno che riscuote i punti canale. Non so il motivo. Nessuno. Vino per il palazzo. Passa dal retro. Stavolta quelle finestre devono brillare. O il signor Le Peltier vorrà la mia testa. Sì, signora. Sì, mi ricordo sto pezzo. Buongiorno, cittadino Le Peltier. Cittadino Tayen. Una volta è un titolo essere cittadini, a quanto pare. Buttiamoci allora. Poi addirittura no, salta ancora più in alto di Ezio, eh. Non si blocca mai. Salve! Sì, c'è un po' di gente in effetti. Andiamo alla larga. Ta-dan, 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 ta-dan.
Scappi via? E perché? Voglio solo staccarti la testa. Ma ciao! A posto. Oh, salve. Perché ha ruggito? Comunque devo dire che Unity è il capitolo più splatter della saga, eh? Quanti cattivi. Vabbè, mi vedono tutti. Non so di cosa. Faccio questo mestiere da 30 anni. Riconosco bene il vino adulterato. Sono 50 libbre di vino queste. Hopla. Che cosa posso farci? Beh, potete venderle come rimedio per i capezzoli irritati, perché io non ne comprerò una goccia. Voilà. E uno è fatto. Volete avvelenarmi i clienti? Chiedo scusa. Assassino con veleno disponibile. Però mi sa che devo entrare, sono dalla parte opposta, vero? Anche se... no, mi sa che qua è tutto chiuso. Sì. Ok, nessuno dice nulla. Mi devo parlare, cittadino. Beh, non riesci a correre più veloce. Non puoi sfuggirmi. Provato. Sparate, sparate ancora. Cioè, sei sempre tu il problema. Fai solo ridere, idiota! Chi è che fa ridere? Chi è che fa ridere? Stonzo. Ma guarda te, questo qua continua a sparare impazzata. Dammi retta, gli americani ci aiuteranno. Ma non ci posso entrare. Tu credi? Certo che sì. Come loro, noi lottiamo per rovesciare la tirannia. Lottare contro la tirannia? È una persona, non capisco. No, direi di no. E non lasciarla perdere.
arriva subito. Ma dai. Grazie. Scusate, signorina. Perfetto. Il signor Lepeltier si è lamentato dell'aria viziata. Potreste aprire la finestra? Devo spendere i miei soldi. Il signore detesta gli spifferi. Questo vi convincerà. Oh, certo, signore. 4.000 addirittura. Apri la finestra. Il signor Lepeltier trova quest'aria viziata. Avevi detto... Obbedisci. Va bene. Il faudra bien plus qu'un regard pour m'impressionner. Allez chercher à boire. E fin qua ci siamo. Cazzo. Succederà un casino però, perché ce ne sono un bel po'. Però questo mi sta sul cazzo, quindi via subito. Questo via pure. Livello 2, ce l'ho. Voilà. Così me li schippo, grazie alla mia abilità. Salve. No, doveva essere una sorpresa. No, che cavolo, mi sono curato. Niente, a fare stealth è tutto inutile, perché tanto ti sgamano ed è finita. Vabbè. Da qui? Ma sei serio? Almeno me l'ha fatto pagare. No, aspetta, in realtà mi ha salvato tutto quello che ho fatto. Guarda qui, stronzo! Ho un regalo tutto per te! Te, facciamo casino, dai! Vai su. Vuoi che venga lì a... Mm-hmm.
sì, le solite cose, sì. In realtà si è girato, però non siamo più vita di niente. Così. Tutto calmo, così, così. Dai. Poi manca questo stronzio. Eccolo qua. Basta fare silenzio così. Chiama qua, mi vede subito, mi vede. Se vi spostate tutti in là. Ma funziona per davvero? Ah! Dove cazzo è il bersaglio? Salve! Dai, piglialo! Sta lì! Sta lì, piglialo! Oh! Che ci va? Proprio l'ha fatto anche devagliare. Criminale o traditore. Solo allora, dopo averlo giustiziato come un delinquente, sveleremo la grande verità di Shaktamore. Svelate la verità che preferite, Gran Maestro. Io, però, agisco solo per la Francia. Avevate ragione. Re Luigi è in contatto con persone a Seilusk. Cittadino Le Pelletier, i voti sono 360 a favore dell'esecuzione e 360 per la clemenza. Voi cosa votate? Esecuzione. Tan tan tan. Il mio voto è stato registrato, Gran Maestro. E? Il re morirà. Non avevo dubbi. Oh, si è eccitato un attimo, visto? Non vedo l'ora di assistere alla fine della tirannia. Vi riserverò un posto in prima fila. E adesso come fate? Vi ho fregati. Tutti mi guardano e non fanno nulla, tanto ormai è fatta. Posso prendermi qualcosa? Ovviamente no. Ovviamente no. C'è nulla che mi interessa. È sbloccabile, incredibile. Thank you.
No, fammi vedere la mappa. Dunque, dunque, dunque. Dove devo andare? Quanto vi siete annoiando da 1 a 1000? Scommetto tantissimo. Per qualche sana ragione. Mi sembra molto interessante. Lo so, a questo punto esclamativo. Oh, dove l'hanno messo? Perché non lo vedo? È incredibile. Non lo vedo. Non so se voi lo vedete. Se ci siete ancora, datemi un cenno di vita. Dove l'ha messo? Oh. No, ci tengo veramente a fissarlo, però. Aha! È qui vicino, perfetto. Voi preferite di più il caldo o il freddo? C'è qualcuno in ascolto? Ma veramente, ma veramente? Anche volendo non posso. Chissà se qualcuno ci sia all'ascolto. Molto la sonda. Ma veramente, sono arrivato, dai! Quindi proprio scappare tutti, va bene. Stanno portando su il re. Sei sicuro che Germain sarà qui? Sì, certo.
Quindi cosa aspettiamo? Ma che sguardo. Dividiamoci, è la cosa migliore. Ma questo non è tipo l'ultimo boss da uccidere. C'ho questo ricordo che era proprio l'ultimo. Però non finiva qua. Veramente non finiva qui. Perché so come finisce. E però Germain è l'ultimo in teoria. Quando sbaglio sempre l'approccio stealth, quella è la base, però... Quanta gente! Wow, ciao. Sono nella zona proibita. Diamine. Vabbè, faremo un po' di casino. Va bene. Come volete. To. Ho solo bisogno dei miei spazi. E che cavolo, non ho ancora fatto nulla. Ah, però c'è qualcuno dalla mia parte, vero? Ciao. Dovrei usare il mio superpotere da vestirmi, mi scordo sempre. Me ne vado. Sì, sono uno sbirro, sì. Non mi possono fare nulla in teoria. Anche se ha tempo in realtà. Addirittura l'ho ruggito quando arrivi tu. Sta per scadere l'effetto. Hopla. Udini, signori. Non mi ha visto nessuno. Eccolo lì. Dove averlo trovato. Però il generale lì mi infastidisce non poco. Quindi alla veloce. Hopla. Grazie mille. Sbloccamelo. Perfetto. Ci siamo, ce l'abbiamo fatta. Ciao! Ciao Arno. Ecco. Signor Germain, è giusto che tu assista alla rinascita dell'Ordine dei Templari. Dopotutto, eri lì fin dall'inizio. De la Serre. Ho provato a convincere. Ma l'Ordine era ormai corrotto. Bramavano potere e privilegi persino. Ma tu questo è Claudio Moneta, mi sa, eh. Uccidendo il Gran Maestro. La morte di De La Serre era solo il primo passo. Questo è il culmine. Ok, a dopo. Popolo! Io muoio innocente! Signori, io sono innocente di ogni crimine che mi è imputato! Che dal mio sangue... Altri tempi, signori. Simbolo incute paura e la paura favorisce la manipolazione, ma poi ci si dimentica dei simboli, come vedi. Questa è la verità di Demolè. Il diritto divino dei re non è altro che il riflesso del sole che brilla sull'occhio. Azza. La corona e la chiesa crollano. Chi controlla l'oro controlla anche il futuro. Aia. Sei stato vendicato. Ha perso la testa, signore. Ora devo andare. Eh sì. Però dai, l'hanno censurato un po', non è stato splatter diretto. Ah, subito. Entrata in scena. Che stai facendo? Inseguilo!
Peel. Non ti lascio qui a morire. Ah no? Ok. Do. Do. Adesso potreste già indovinare l'esito di questa battaglia. Riusciremo a difendere Elise, ma ci odierà a morte perché dovevamo andare. Capisco. Dai, non è difficile, toh. Adesso ovviamente lei ci odierà tantissimo dopo che abbiamo limonato sulla mongolfiera, tra l'altro. Dove sta andando quella lì? È partita così. Salve! Dai che siamo in tanti! Voilà! È il più splatter della saga! In realtà sì, però... Ma non è vero, siamo in tantissimi! Ah però. Elisa, aspetta! Se alzi un volume di gioco ti spacchierai che vuoi sentire un pizzico di più. Ma ho messo anche i sottotitoli apposta, mi sembra strano che non si senta, comunque. L'ho alzato. E sto vicino! Guarda, guarda come gli vanno dietro! Dovrebbe sentirsi adesso, Elisa, direi. È finita. Andiamo. Sono tutti contro lui, possiamo andare. Ma andiamo! Sono già contro... Grazie. Sicuramente non volando, però. È fuggito! Diavolo! La nostra unica chance! Non è finita, noi troveremo un'altra pista! No, invece! Ecco, sei incazzato tantissimo! Pensi che sarà così cauto ora, sapendo che lo talloniamo? Avevi l'occasione ideale per ucciderlo! E te la sei fatta scappare! Per salvarti la vita! Nessuno te l'ha chiesto! Ma che dici? L'ha ferito. Rischierai la vita pur di uccidere Germain. Se non hai lo stomaco per questo, allora non mi servi. Elise. Elise. Già. Sì, ma io volevo la mappa. Direi che c'è solo più la trama da seguire in realtà. Perché sono ancora a livello 4. Se solo vedessi, ogni volta non vedo il punto esclamativo. Vedo il punto esclamativo, ma è una roba grossa scurissima. Come faccio a non vederla? Cioè. Eh sì. Adesso va al superiore di pressione, poi alla fine sì. È un po' la solita storia, però comunque in un gioco è una cosa un po' nuova. Infatti mi piaceva questa cosa poi di Assassin's Creed, che comunque, a parte la bella storia, comunque lo pensavano effettivamente come un film. Poi i film sono diversi, non si sa perché. Però la volontà di fare un gioco veramente coinvolgente come un film c'era. Però tutte le volte è una fatica a fare un film. Vabbè. Perché come sapete c'è anche il film su Assassin's Creed. Solo che non c'entra quasi nulla. Ho bisogno però di puntare
dove devo andare, solo che non riesco mai a notarlo. Dove? Ah, ma è qui. No, non di qua, non a Phan Xiad, al Café Theater. No, perché quello poi mi parte DLC e vado chissà dove. Devo prima finire questa storia e poi si fa DLC. Poi c'è sempre questo trucco che non si sa come mai. Clicca di fuori, clicca di dentro. Nessuno te l'ha chiesto, è veramente una fase bruttissima. Già. Clicca di fuori, clicca di dentro. Clicca di fuori, clicca di dentro. Ecco, non si sa come mai, però funziona. Money, 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 tanti money. Si sistemano le luci, si carica tutto per bene e via. Eh beh sì, perché giustamente si crea un attimo un impero, mentre fa le sue cose. Adesso scommetto che sarà pure rinnegato dalla confraternita. Niente, è un disastro, non dovrà fare nulla. Mamma mia, lo odiano tutti. Perché, cioè, ma poi ci poteva anche arrivare da solo. Cioè, vai a dire alla confraternita che il bersaglio principale di tutto sto ambaradan l'hai fatto scappare per amore. La tipa ti lascia perché doveva, comunque lei voleva ammazzare a tutti i costi. La confraternita, idem, di base. E quindi, cacciatissimo, brutalmente. Peccato, ti sei persa. Come cazzo si chiama lì? Il doppiatore di Doraemon. L'hanno ucciso purtroppo. Nel gioco, chiaramente, in game. Però purtroppo è già andato. Eccoci. Arno, Ah sì, ah no. È a rapporto. ciao, amico mio. Bacino? Ah, ok. Adesso è diverso, eh. No, ho detto do il doppiatore di Doraemon, proprio Doraemon. Quindi coso lì, Pietro Ubaldi. Ah, ho capito, il proprietario. Il proprietario di cosa? Perché chiaramente Doraemon non è l'autore di Doraemon, cioè, è chiaro che. Il protagonista, insomma, diciamo il gatto blu. Il protagonista è il gatto blu, sì. Che cosa diavolo è successo alla Piazza della Rivoluzione oggi? Pioma. Germain era là e io conosco il suo piano. Dovete. Ti avevo Ti detto di padroncina lasciar dubitas. perdere le indagini. Sì, ma ascoltate. Ma io ho Sì, ma detto Doraemon. ascoltate. È così che rispetti la confraternita? Sapevo che sarebbe successo. Lo dicevo a Mirabeau che eri ossessionato dalla tua vendetta. Per questo sono entrato nella confraternita. Eh già, Non per tutti sono dire dei entrati nostri per i cazzi casi, loro, non per so se servire l'avete la nostra notato. causa, per vendicarti. Per redimermi. Dillo come ti pare. Hai disobbedito agli ordini di questo consiglio. Ucciso bersagli di tua iniziativa e violato il credo a ogni piè sospinto. Tutte le ha fatte. Maestro Trenet? Alla luce di questi fatti, non mi resta altra scelta che far votare la tua espulsione. Sulle mani. Maestro Bélier? Concordo. Che state. Maestro Kemar? Concordo. Direi che è chiaro. Arnaud Dorian, sei stato Aia, condannato. aia, aia, aia. Ti privo del tuo grado e titolo. E da oggi sarai esiliato dalla confraternita di Parigi. State scherzando? Sentite, io so cosa ha in mente Germain. Posso fermarlo? La decisione del consiglio è presa. Adesso puoi andare. No.
Lui è nulla senza il credo. Non ho ancora capito che è di vitale importanza per lui. Chissà cosa potrebbero far fare adesso al protagonista, visto che ha perso tutto. Le altre volte, quando succedeva al protagonista negli altri giochi, lo mandavano a ubriacarsi. Succederà anche stavolta? Ma no, saranno sicuramente originali e troverà qualche altro passatempo, non so, coltivare delle margherite. Oppure si andrà a ubriacare. Dipende. Quello che carica. Un attimo, abbiate pazienza. Ci siamo, ci siamo. Clicca di fuori. Clicca di dentro. Ci siamo, eh? Clicca di fuori. Clicca di dentro. Un uomo distrutto, signori, distrutto. Non è andato a coltivare margherite, come vedete. Si è spaccato forte. Eh già, che vita. Le costole ci sono tutte. Sì, perfetto. No, no. E invece sì. Ma dov'è? Brasserie Garceau. Ero qui ieri sera. Grande, no, così si fa. Voilà, flashback e via. Vattene via di qui. Ma io... Fuori! Hai già causato abbastanza guai! Bene! Mi procurerò del vino in altro modo. Che mi raccontate di bello? Sono tutto orecchi. Quello deve esserci un baule d'oro. Ma sono disarmato, faccio schifo. Come fo io? Ah, però le lame celate le ha sempre, per qualche strana ragione. Salve! Ma che palle che siete! Quello! Do! No, state calmi! Ma perché fate schifo? Ma perché uno fa schifo? Do! Non ci provare! Addirittura! No! E basta. Ma certo, sono i cattivi. Voilà, molto splatter, come vedete. Quanti ne hanno messi? Ma io ho bisogno del bauletto, bauletto. Eccolo qua. Quello ovviamente giallo vale tantissimo.
A volte mi dà solo soldi. Va bene. All'attacco! Ecco qua. Salve, direi di no. È permesso? Ta-dan. Ta-dan. Non c'è nessuno. Ah. Salve! Com'è? No, quello è il più forte. Quando vuoi buttarla, grazie. Di qua, di qua, di qua, di qua. Entra, 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 entra. Sei un cretino, entra. Ok. Ce l'ho fatta. Pazzesco. Sì, adesso entra sempre. Non puoi saltarlo. Tutto sto casino per bere un po'. I cattivi devono morire, anche se sono in maggioranza numerica, ovvio. Clicco fuori, clicco dentro. È stato ieri notte. Forse è ancora là. O forse no. Una Parigi devastata, signore. Dannato la touche. Scatouche. È quasi Kung Fu Panda. Deve esserci stata una rissa. Salve. Cristo, di nuovo tu. Non hai fatto abbastanza danni? No, io... L'orologio di mio padre, l'hai visto? No, certo. Chiedilo ai quattro uomini che hai preso a pugni. Idiota. Sì, ma ha il cappello da pigiama. E devo chiudere gli occhi per ricordarlo. Che sballo! Attento! Non ti conviene. Sparisci, vecchio. E quindi ci spacchiamo, vai! Come fanno tutti schifo? No! No! Aia! Ma mi sa che devo morire in questa parte. Perché se è finito marcissimo c'è un motivo. Voilà. No! Ma mi sa che devo morire perché continuo a spawnare poi. Infatti, mi pareva. C'è stata proprio la compenetrazione della spada. No. Sì, bevo.
Tu. THU. Dov'è il tuo capo? Ma se te l'ha preso proprio lui. Torna qui. Ora è un altro baffo. È un attimo che c'è un po' di barriere architettoniche da superare. Ti prendo. Tu esiti, io corro e ti prendo. Che poi la cosa, se non erro, lui gira in tondo. Eh sì, mi ricorda sempre la colla. Eccoci. Ah, ecco, mi pareva. Si è ricordata. Ora ti mangio. Dove? Al palazzo. Pantene. Ti mangio. Ma poi sono nel palazzo. Ma che indicazione è? Clicca di fuori, clicca dentro, clicca di fuori, clicca dentro. Ah, proprio così? Ah, già capito al volo quale palazzo. Come cos'è? Giustamente c'è solo in questo gioco, però quando lui si inginocchia aumenta la sua concentrazione e quindi sulla mappa gli appaiono tutti i nemici nelle vicinanze. Ed è anche silenzioso. Clicca fuori dentro. Ah! Perché questo gioco, essendo ottimizzato male, non so per quale motivo, ma per farlo caricare più in fretta devo cliccare fuori dal gioco e cliccarci dentro. Come vedi, si risponde a tutto. Basta chiedere. Sì. Ma no cosa? Prendete tutto! Che rubare gli spiccioli ai contadini, eh? Ta-dan. Qua succederà un macello, perché ne ammazzo uno ma gli altri mi vedono. Ta-da! O forse mi sbaglio. No, stai zitto. Che miseria. Cosa non esiste? C'è uno che guarda verso di me. Vabbè, ma sono in due che chiacchierano. E che cavolo, però. No, qua mi vedono. Non possono non vedermi. È impossibile. Ma non ce l'avevo io. Niente, mi hanno visto. Subito. Ecco dove sei. Voilà. Sta roba. Momento Anastasia, vede gli spettri. Niente, basta che ci sia una ragazza, lui la insegue a prescindere. Ma quanta roba! Babba via! Hopla! E per fare un lavoro pulito, hopla! Ah, però questa faceva male.
Che devo dire? Come la bio e come il latte. Eri un cattivo esempio. No, eri tu. Mica sta sopravvista gli fa male adesso. Un po' sti cazzi visto il momento, no? Su o giù, non mi ricordo sto pezzo. E mi dice di salire. Op, no, buttati, buttati, buttati. No, ma mi ricordavo che tutte le volte è un po' complicato questo pezzo. Non si può né scendere né salire, è incredibile. Sono bloccato. Un momento. Ma è tutto chiuso. Però mi ha fatto vedere il fantasma di qua e quindi è lineare, immagino. Eh sì, è sempre lineare, mi scordo questa cosa. Eccomi qua, salve. Pensavo foste tu solo. No, no, e no. Ah no, quando vuoi buttarla, grazie. Voilà. A posto così. Qua non c'è nessuno, dai, dai. Diavolo, hai bisogno. Salve! Minchia, che scivolata! Subito! Incazzatissimo! Adesso si è calmato. Non ti piace neanche un suono? No, adesso di nuovo vede la morte del padre, sì. Resta qui ad aspettarmi. Io tornerò quando la lancetta sarà in cima. Taran, 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 taran. E Arnaud, niente esplorazione? Sì, padre. Taran, taran, taran. Quel vile principe grande, grande. Yeah. Hopla! Mamma mia! Non certo per le sue virtù, né per la sua bontà. Ma l'ho ucciso! E quel buono a nulla ha fatto tutti quanti scivolar. Fenomeno di incapacità, nei libri di storia lui sarà il re più fasullo d'Inghilterra. E basta, lui è sempre fortissimo. E non voglio continuare a sprecare bombe fumogene per lui. Ci siamo. Stolido, trepido. È finito il conflitto. Ladro rapace. È incapace. Torre fasullo d'Inghilterra, yeah! L'ha fatto sembrare una scena alla Batman di DC, questa, più o meno. Si ricorda l'assassinio dove tutto è cominciato. Tutto sto casino perché Elise gli ha detto una brutta parolina. Oh. Arno. Oh, almeno tu. Pallidissima grafica all'improvviso. Sei a pezzi. Sembra che tu voglia qualcosa da me.
Beh, soldi non ne hai. Dire dopo che sei sparito. Mi hai fatto chiaramente capire che non avevi più bisogno di me. Ogni volta. Non osare parlarmi in questo modo. Cosa ah, sì, perché lei può invece parlare in quel modo. Scusa se non ti ho lasciato morire. Scusa se ci tengo più a te che a uccidere Germain. E c'ha ragione lui, oggettivamente. Sempre la stessa cosa. Appunto. Io voglio te. Ha sbagliato? No, non mi sembra. So di portarmi addosso la colpa della morte di tuo padre. E non c'è niente che non farei pur di rimediare. E impedire che tu soffri ancora. Che uomo. Se sei qui hai qualcosa in mente. Che c'è? Parigi ormai è spaccata in due. Germain ha portato la rivoluzione a nuove vette di orrore. La ghigliottina è all'opera giorno e notte. E quindi che cosa vuoi che faccia? L'Arno che amo non farebbe questa domanda. Sei migliore di così. Peccato che l'Arno che ama ha perso tutte le armi, quindi anche volendo. Vieni con me. Vestito così? Ho ancora una cosa da fare. Riprendersi la divisa. Io penserò al trasporto. Ma niente guai. Forse. Sta attento. Forse. Clicca di fuori, clicca di dentro, clicca di fuori, clicca di dentro, clicca fuori. Cambia la scritta, forse ci siamo. Caricamento, salvataggio, caricamento, salvataggio. E magia, eccolo che appare. Appari, vai, forza. Parti. Vai. Forza. Appari. Non funziona la magia. Clicca lì fuori. Clicca dentro. Eccoci. È già tornato con la divisa a posto come se niente fosse. E voi so cazzi vostri. Assaporato l'aria. Mele. Ma guarda dove siamo finiti. Zitti là dentro. Ecco com'è ridotta la Francia. Parassiti che dissanguano la rivoluzione! Oh, la vastità. Oh, uccidiamo la Touche finalmente. Allora, quante cose? Una per volta. Queste che si vedono a sinistra sono tutte delle attività opzionali che ci permetteranno di raggiungere il nostro obiettivo più facilmente. E quindi è consigliato farle. Molto alla Super Quark questa spiegazione, ma... E ho capito! Sti cecchini che ci vedono sempre lungo, incredibile. Come entreranno? Visto che non ci sono scale in questo posto, come l'hanno costruita questa? Che ci sono solo le finestre. Cucù!
Ma la cosa divertente che si può fare sono i dardi del furore, che ci permetteranno di far incazzare la gente che sparerà a raffica solo sui cattivi, però. A posto. Basta applicare comodamente la misura del veleno che farà incazzare e inizierà ad attaccare i suoi compari. Così non ci dovrà neanche sporcare le mani. Bang! Devo muore da coglione perché sta lassù, e vabbè. Forse però ho sbagliato perché è scappata tutta la gente che mi avrebbe fatto mimetizzare, ma non importa. Tadam, tadam. Tadam, tadam, tadam. Lui mi vede, ma non importa. Ma sei cretino! Ma non a lui! Perché? Tutte le volte perché c'ho la telecamera al contrario. Mi sa che devo entrare. Tadan, tadan, tadan. Sono tutti che mi aspettano, non immagineranno mai che sono qui dietro. Però c'è un altro qua che vedo dalla mappa che è lì vicino. Non ho più le bombe fumogene! È la fine! Devo sfruttare le bombe straordenti e la bomba carta, forse è meglio le bombe straordenti. Ma scusate, cercavate me? E nessuno mi ha visto. Adesso ritorniamo al mio vero bersaglio, perché è una roba pazzesca. Se tu non dai l'allarme, gentilmente, grazie. O salve! Ma perché non vi fate i cazzi vostri? No, 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 non in quel senso. Esci di nuovo di qua. Pardon. Pardon. Ah, ma sei lì. Hoppete! Un attimo. Sicario scelto, attenzione. Vai, 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 vai. No, dai, ti prego. Sbloccalo, sbloccalo. Ma cazzo, ce l'avevo fatta. Ah, coglione. Bau, bau. Ma abbia guardato. Ma è stupido! Dove sta andando? Vabbè. Boh, è partito all'impazzata. Dicevamo. Minchia, quanta gente! Salve! Salve! Devi arrampicarti. No, è fondamentale che tu ti arrampichi adesso. È fondamentale. Fondo! E non si arrampica, io non so cosa dire, però. Hopla! E questo rompipalle è andato. Quanta gente! No! E di nuovo mi hanno visto. E vabbè, ma non posso aiutare. fare niente. La porta. Non è un problema. Ma con chi parli? Merda.
No, e mica, adesso le ho devastate tutte, per forza. Eccoci fa. Ecco. Dove sono le chiavi? Merda. Pensavo si potessero già liberare. Ah, devo prendermi la chiave. C'ha ragione, c'ha ragione. Il proprietario della chiave l'ho ammazzato di qua. È sopra. Dovrebbe essere tipo di qua. Ah, salve. Mi serviva. Zi a Polagella, zi. Cosa fai, eh? Lo chiamerei salvataggio. Perché? Perché essere una montagna di muscoli un po' tonta che non pensa mai al proprio futuro non è un reato capitale. Grande. Eh? Voi, seguitemi. Vado avanti io. Il prossimo! Ah, gli facciamo la gag? Forza! Ci avviciniamo così? Ma poi la cosa bella è che se esce dalla cella così nessuno lo nota. Ti conosco, amico. Non credo. No, no. Ma sì, sei l'ubriaco. Io... Legatelo! Oddio. Salve! Ma porca miseria! L'ho fatto, l'ho ammazzato! No, ancora no! Eh no! Minchia, quanti! Buttali! Fai qualcosa, qualsiasi cosa! Ma che palle! Che palle! Niente, l'assassinio non si poteva fare, no, non andava bene quell'assassinio che ho fatto. Tutto da capo. La cosa divertente è che capita sempre, tu fai tutto lì preciso e poi non va bene. Ma tutto da capo. Oh, dunque. Tutto da capo, che palle, oh. Va bene. Tanto. Opla. Poi, ma veramente? Tu mi vedi sempre, tu mi sei sul cazzo, tu.
veloce? Ah, ma è qui lo shop, dillo prima. E adesso si gioca per vincere. Abbiamo anche di nuova vita da sbloccare, tra l'altro. Scassinatore no. Questo. Vabbè, non è che mi serva moltissimo. Vabbè, se ritiene utile questo, facciamo questo. Eccoci qua. Oh cazzo! Al volissimo. Non mi ha visto nessuno. No, dove sto andando? Non dentro. Ecco il cecchino del mio cuore. No, lui no. Minchia quanti siete tutte le volte. Ti faccio ribaltare. Minchia, le cannonate. Possono salire? Ma perché non sai mirare? Ok. Che casino sto pezzo tutte le volte. Sto rischiando malissimo. Vieni fuori, omicida di merda. Maglia.
qui. Lo so. Olè. Voilà. Ma si è incazzato. Ok. Come interagisco con sta roba? Ok, dicevo, come si interagisce? Qua. Dai, che sono anonimo. Je ne vous attendais pas. Non, 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 entrez. Non, non, non. Je ne vous attendais pas. Non mi dite che lo state vedendo anche voi. Non mi dite che lo state vedendo anche voi. Per chi non lo sapesse, questo sa significare che secondo l'interfaccia qui dovrei rubare, ma manca il corpo. E lì il problema, manca il corpo di merda. A meno che non sia qui sotto, ma... No, perché mi sta indicando proprio lassù. E poi faccio un assassino della folla e morta lì. Cioè, nel senso... Vieni qui! Ah, sono venuto. Non mi scappi, cane! La chiave si è buggata, io lo vi farei uscire. Vorrei, ma non posso! Si è buggato il pezzo di gioco che me lo fa. Cioè qui manca il corpo. E non me lo fa rubare da per terra, cioè, c'è proprio un errore.
E quindi sembra complicato. Va bene. Headshot, bitch! E in effetti colpi alla testa, quindi valgono anche. Un bel sorriso. E hopla! Ma veramente vinco così? Ma veramente, raga? Fermo lì. Beh, un lavoro pulito. Opla! Bravissimo! Il tutto mentre quell'altro non si accorge che da questo lato è scoperto, non ha più difese. Ah, non mi becca nessuno, non mi becca nessuno. Vieni qui, ti squadrerò insieme agli altri traditori. Devo parlare con te, idiota. Dai, viecce, viecce. Senti un po', va. Chiudiamola subito. Opla. Babba via. Licenziato. Ma perché? Perché, signor Latouche? Questa sì che non è stata crudele, assolutamente sì. Visto che giochetto. Ho un po' camperato perché non è esattamente così che doveva andare, ma l'importante è farcela. Mi spiace, Latouche. Addio. E da quel giorno divenne un verme. Signor Latouche, dicono che eravate esatto. Sì, signore. Bene. Mi serve gente come te. È parassitismo puro e semplice. Che cosa? Significa che quei bastardi fanno la cresta anziché lavorare. Se tu sapessi la metà di quel che sentono i servi del mio capo. Parlami un po' di questo tuo capo. Olè. Ottimo. Che il padre della comprensione vi guidi. Che il padre della comprensione ci guidi. Cosa volete che faccia, Gran Maestro? Vi metterò a disposizione del nostro agente presso la convenzione. Le Peltier? No, Le Peltier ci aiuta, ma non è il nostro unico amico del governo. Signor Latouche, vi presento il signor Maximilien de Robespierre. Signore. Oh, Robespierre. Che Versailles pullula di parassiti. Via! Direi che non sono gradito. Cosa mi indica questa qua? Cosa vuole? Non si sa. Subito. Non è un buon momento. Già. Due secondi. Ci siamo, iniziato. Arnaud e Germain avranno un qualche confronto nei prossimi mesi. Ma non sappiamo dove né come andrà. Contiamo su di te per saperlo. Sì, il portale è aperto. Se andrà bene, sarà l'ultima migrazione forzata. Si spera. L'ha detto anche l'altra volta. Avrai uno shock dell'ippocampo e verrai nutrito con una cannuccia per il resto della tua vita. Mica male. Ma non pensarci, ok? Appunto, per chi non lo sapesse, noi stiamo usando l'Animus. E quindi, giustamente, ci sono questi piccoli problemi quando cercano di hackerare l'Animus. Che bisogna cambiare server. Non mi sono buttato da lì, non è vero.
attimo, che arrivo come al solito. Eccolo che arriva, un attimino. Siamo già al cimitero. Ti sembrerà familiare. Riecco la Parigi medievale. Già. XIV secolo. Sei fuori dalle mura della città. Ma con te sblocco poco. Cose inutili sblocco. Di trovare il modo di rientrare. Sarebbe bello da esplorare, ma mi sa che è proprio uno spazio limitato. Ah no, E fin qui è un corridoio, e va bene. Giusto per flexare che finalmente sono riusciti a fare delle belle animazioni di camminate. Il problema poi è il resto, però. Non vedo niente, un momento! Niente, non può andare dritto, non gliela fa. O se no, avrei dovuto salire. Te, hoppete. La parte divertente circa. La simulazione sta crollando. Devi trovare l'uscita. Ah, è perché è così bello stare qui. Ma che agilità. Cioè, va bene, basta che vai dritto. Oh. Che meteorite. Quasi. L'ho notato, aia. No, il corridoio non me lo fai fare. La madre. Tanto ce la facciamo, ce la facciamo.
segui la mia voce. Vai all'uscita, presto! Non posso, dicevo di andare all'entrata, quindi per forza vado all'uscita. E così, qui vedendo scherzando abbiamo fatto anche le crociate. Bene iniziato, finiamo qui, sei quasi a casa. Quasi. Campo di Marte, veramente esiste. Tutto è cambiato da quando hai lasciato Parigi. C'è molto da risistemare. E non sappiamo ancora dov'è Germain. Ti devo contraddire. Ho un nome. Chi? Ma guida. Robespierre. Forse, e dico forse, nella prossima live lo finiamo. In teoria dovrei riuscire ancora a fare una live completa. Perché tanto ci sarebbe anche il DLC nel qual caso lo finissi in fretta. Però in teoria non dovrebbe mancare molto. In più dovrei essere quasi al livello massimo. Spero di averci i soldi. No, e quando mai? Che 150.000? Mai più. E poi in realtà ci sarebbe... No, questo qua è già al massimo in realtà, quindi non ci sarebbe fretta. In realtà sono tutti full. Non capisco perché non mi dai il livello già 5 almeno. Per l'avambraccio. Vabbè, tanto è gratis. E lo potenzio mentre ci sono. Così sono per forza a livello 5. Giusto? No, a quanto pare no. Vabbè. Quindi... Se non c'è altro, perché tanto a livello di 3 cosa me ne faccio? No. Mi interessa tutto il resto che non posso, vabbè. Ok, quindi io direi che possiamo fare un ride finalmente, usciamo dal gioco perché sennò implode il PC e quindi meglio di no. Ci vediamo domani con Crash of the Titans. Ti ho detto sì. E per qualche strana ragione su Twitch mi è stato mutato l'inizio della live, non so il motivo. Chi abbiamo da raidare? Oh, eccola che andiamo, sì. E ciao da Mr. Watti. Anch'io, sai, Luke, magari fargli lanciare un bel fulmine. Mister Watt, ma grazie.